La moda del momento è creare delle coppie e far cambiare loro i telefoni cellulari. Questo perché dentro ci sono tantissime cose, l'uno che nasconde all'altro e viceversa. È una grande idea. Quindi vediamo anche se nella nostra regione effettivamente esistono coppie che hanno dei segreti da svelare. C'è una coppia proprio qua. Ciao. Stiamo facendo un gioco. Il gioco è quello di scambiare i vostri cellulari e scoprire se ci sono dei segreti, se tu hai dei segreti verso di lei e tu hai dei segreti. No, non sapete il pericolo che correte. Dai, no, ma è un gioco. Ma è un gioco, cioè facciamo, no. Non è un gioco, problemi. Dai, fa. Te lo sblocco. Ma c'ho Dammi tuo. La batteria. Dai, sì, ma ci riusciamo. Ok, va bene. Gioco, Giacomo Hockman ha scritto un libro e lo salutiamo tra l'altro. In questo libro ci sono tutte le indicazioni tecniche per andare a scoprire dei segreti all'interno del telefono. Vuoi provare? Sì. Ma c'è poca batteria. E non provare a mentire. Ma dai, ma basta, ma per esempio la geolocalizzazione, cioè vedere i posti dove lui è stato e che magari non. Allora questo è interessante perché la scorsa settimana gli avevo detto se mi accompagnavi, ti ricordi, a fare la visita agli occhi? Perché sennò mi mette le gocce. Allora vediamo. Tu però che mi sei detto? Che c'avevi? Un colloquio di lavoro. Idea spettacolare. Puoi vedere il colloquio dov'era? A Fermo. Allora, puoi vedere effettivamente sì, andando su. Siccome non è che mi fido tanto, perché cioè meglio. Puoi andare su impostazioni. Okay. Su impostazioni vedere la geolocalizzazione. E vedere effettivamente dove è stato quel giorno. Esatto, poi. Ma al cinema questo è. Al cinema. Oh cavolo. Che? Stai al cinema. Giorno del colloquio? Sì, alle 18. Che stai a fare al cinema? No, perché ero andato a vedere un film per caricarmi per il colloquio. Ma per caricarti che? Dopo allora com'è andato il colloquio? No, sono andato a vedere Endgame. Allora? Dura 3 ore e dopo certo, ma te ne rendi conto? Ma mi sento una bugia. Non è che è una bugia, è che dopo mi si è fatto. Io non ci vedevo con le gocce. Vabbè, comunque, ok. Vabbè, il gioco è bello, guarda. Dovresti vedere la tua faccia. Possiamo continuare, ci sono tantissime cose, sì, tipo le chat archiviate di WhatsApp. Non le conoscete? No, ma io non ce l'ho. Anche tu puoi vederle, nel frattempo. Le chat archiviate, andando su WhatsApp, puoi andare su WhatsApp, cercare nelle chat archiviate, quindi tirando giù. Che c'è scritto? Mamma. Scusa, mi dispiace. Me prenoto già per domani. Aspetta, che ho premuto per domani perché Giulia me vuole fare la minestra col passato delle verdure e io gli ho detto che il passato delle verdure lo mangio solo quando sto male. Ma che fai, la spia a tua madre? No, che c'entra? Quindi siccome sto bene mi puoi fare due bruschette con l'olio, pappardelle al cinghiale, lo stingo con le patate, cucì magni un po' là. Da te cucì resisto tutta la settimana in carcere. Cosa? In carcere? No, che qua sei. Non glielo dia Giulia, è un segreto nostro. Ma che no, che quando io mi ma che parli mi metto qua così e parte che scrivo le cose. Ma a tua madre parli male di me? No, non gli so parlato male no. Di te. Che hai nel cervello? Cioè la minestra, io non posso, la minestra all'ospedale la mangio. Ho capito, la mangio. Ma tua madre lo devi dire? Ma secondo te no? Ma parli male di me con tua madre? Non credo proprio. Ma che modi hai questi? Oh? Mamma mia, wow, veramente grazie, grazie di cuore. Prego. Cioè guarda, mamma mia, guarda. Ma grazie al cazzo a voi, che cazzo, perché mi pigli, me leva le cose, non mi pixellà questo, no almeno. Scusa. No, no. Thank you.